Francesco Renella, Ciao. con Coatti 446, un pilastro della classe mini italiana. Grazie per... Francesco, sulla lavagna nella tua scheda di presentazione hai scritto una brutta bestia. La stessa scritta, vediamo, l'hai rimesso con uno smile, la Sì. faccina sorridente al bar, qui al villaggio. Una brutta bestia a chi? Ma Cosa? diciamo entrambi, nel senso che la barca comunque porta il nome di una bestiolina che se si vede, diciamo, a cosa si riferisce. Io e Roberto, mio socio, non avevamo cambiato il nome, abbiamo sempre visto questa bestiola come una bestiola comunque aggressiva, a modo giusto, anche tenera per qualcuno, però insomma che è il Coati. Il Coati è, una è un procione, della famiglia dei procioni. E io stesso sono un po' una brutta bestia, nel senso che chi mi conosce sa che sono anche un po'... certe volte ruvido, quindi insomma, Beh, come spesso i ma sì, genovesi, ma ma... so, Senti, so, ma sì, infatti da Genovese so mascherare bene, comunque insomma, è un po' così. Francesco, a parte gli scherzi, 2015-2020, sono tante miglia passate su questa barca, non facciamo il conto, comunque è un'esperienza molto particolare. Prima di arrivare a come hai ottimizzato questa barca, volevo tornare sulla gestazione del progetto Mitrodat, perché 2 anni fa, se non sbaglio, dicevi: la Mitrodat no, una puntatina alle Azzorre la farei. Quando è stato il momento? Ok, mi butto. Beh, diciamo che tu, conoscendoci da tempo, hai appreso di questa mia gestazione e di come si è sviluppata, nel senso che effettivamente 2 anni fa il progetto era un altro, era per fare una subless cosiddetta, che parte sempre da dove siamo adesso, dalle Sable, arriva alle Azzorre. Mi affascinava di più, non c'era effettivamente nessun progetto agonistico, ma proprio per il fascino di quel tipo di navigazione che arriva sulle isole Azzore. Se non che poi le condizioni globali di pandemia hanno fatto sì che quando ci sia, io mi ero già iscritto alle Azzore, ma l'organizzazione ci disse che si sarebbe fatto un altro tipo di regata, che non era l'Azzore, non dico una costiera, ma comunque una regata d'altura qua davanti. Quindi io mi ritirai. Però far passare ancora un anno, insomma, alla fine ho buttato il cuore sull'ostacolo e ho detto, vabbè, ma già che ci siamo, insomma, quel timore di non essere in grado a fare questa regata si è rotto facendo la prova di iscrizione alle Azzorre, la prova di iscrizione, perché proprio per ora non è ancora. Però c'è un progetto magari futuro di poterci riuscire a farla, perché sarebbe un bel risultato anche quello. Anche perché sono bellissime le Azzorre. Senti, vediamo, vedo dietro di te delle cime nuove. Arriviamo Sì. al punto tecnico. Le Sì. grandi differenze tra il Coati che abbiamo visto da 15 anni Sì. in Mediterraneo e il Coati che sta per fare l'Atlantico, la Mitrodat. Beh, diciamo, sostanzialmente si rinnova un po' tutto, appunto, il cordame, le cime, le drizze, queste sono iniziate tempo fa a essere, diciamo, rinnovate, così come l'impianto di sostegno energetico, che è il fondamento di una qualsiasi barca che come questa affronti navigazioni che vadano oltre i 5 giorni. Quindi mi sono affidato e ho chiesto aiuto, ricevendolo, a Solbian, che in partnership, diciamo, insomma, collaborando con me ed altri, nel senso che ci ha assistito tutti, direi tutti gli italiani che siamo qua, abbiamo Solbian, con pannelli particolari, Ecco qua, li vediamo dietro. così come regolatori di tensione, così come un'assistenza puntuale, telefonica, mail, insomma, cioè tutto quello di cui si ha bisogno in questi casi, perché poi c'è la cosina che non va e da allora devi risolverla comunque con chi ne sa. E quindi questa è stata una delle migliorie comunque apportate sulla barca, che aveva già un suo impianto solare di base, che però non era sufficiente per fare un certo tipo di navigazione. Ok, hai altre fonti di produzione a C'è, sì, bordo? su Coati una fonte di energia appunto old style, per così dire, perché non viene più presa in considerazione, mentre in anni passati sì, che è il generatore, un generatore quasi dedicato a questo tipo di situazioni, cioè un generatore che ha un peso risibile sotto i 10 kg, un consumo altrettanto risibile,
che serve per completare quella fase in cui non sei stato molto al timone, il sole non c'è stato e quindi i pannelli solari non riescono a darti quel comfort energetico necessario. Qua ti ha delle batterie AGM non litio, quindi è proprio in una fascia di diciamo sistema, organizzazione dell'energia di fase 2 ancora precedente, perché ormai le barche hanno tutte litio, pannelli e vanno comode così. Quindi ci vai preparato? Io sono, sì, preparato, un po' più articolata il sostegno energetico, però insomma già sperimentato da altri, uno di questi Ambrogi. Se non sbaglio hai pure lavorato in veleria un po'? Sì, 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 la collaborazione con Quantum continua, mi ha sostenuto, è bello ricordarlo, anzi è importante perché comunque io ho vele praticamente tutte Quantum e quest'anno per questa diciamo esperienza di Transat ho deciso di completare il set vele con uno spi piccolo, cioè una vela che consenta in condizioni o di particolare forza di vento o di stanchezza propria, anche per consentire un certo riposo, di portare degli angoli comunque a scendere, quindi a scendere a seguire diciamo l'andamento del vento, con uno spi, una vela su buon prezzo, ed è quella vela che mancava, che comunque in Mediterraneo raramente si può usare, per cui io, non avendo mai fatto Atlantico, non l'ho mai avuta, ho fatto quella. Precedentemente aveva già Randa, Genova, Spi Grande, tutto quanto, insomma. Perfetto. È una costruzione nel, diciamo, tempo. Nel tempo, hai preso sì, il tempo. Abbastanza, sì. Bene, è un ottimo, è un altro metodo sì, per sì, arrivarci. Francesco, grazie mille, dai. Buon vento alla brutta Vespa che Croati, che comunque il Pogo 2, no. È il Pogo 2, più Pogo 2 dei Pogo 2. Sarà pure vintage ormai, ma sì, rimane affascinante. Grazie mille Francesco, dai, tante cose. A voi.